Professor Sileri, un altro degli scandali che a volte ha riguardato l'Italia è quello dei concorsi pilotati. Fra le altre cose, lei ha contribuito insieme, credo, ad un collega a far scattare, a far partire un'indagine che poi ha riguardato in questo senso il rettore di Tor Vergata. Ecco, anche lei perché ha scelto di entrare in politica? Io ho deciso di entrare in politica perché ho vissuto prima da studente, poi da specializzando, giovane medico, medico poi in formazione, perché purtroppo in Italia impari dopo che ti sei specializzato, salvo che tu non abbia la possibilità di andare all'estero, e ho visto in questi anni un peggioramento del sistema sanitario italiano, un peggioramento dal punto di vista della formazione dei giovani medici e un peggioramento per quel che riguarda le cure nei confronti dei pazienti. Il vostro servizio di ieri credo lo abbia ben dimostrato. Credo che sia il momento di scendere in campo e portare la mia esperienza per un cambiamento necessario perché la sanità italiana sta andando verso la fine. So che lei vuole intervenire, allora io poi le vorrei fare una domanda lanciandola con le parole del Ministro Lorenzin, però prego, credo voglia replicare prima. Allora, innanzitutto io dico, io sono a favore dei vaccini. Quello che però è mancato in questi anni è un'informazione verso i cittadini. I tagli che ha subito la sanità negli ultimi anni sono stati drammatici. Oggi la spesa sanitaria si aggira intorno ai 110-111 milioni di euro, quando invece il fabbisogno dovrebbe essere di almeno 30 milioni, scusate, miliardi, 30 miliardi di euro in più. Ed è mancata negli ultimi anni informazione nei confronti dei pazienti e di coloro che devono fare i vaccini. Molte persone sono andate a cercare informazioni su internet, voi l'avete sottolineato nel vostro servizio, e a volte hanno dato anche delle false informazioni. Da qui è nato un panico incontrollato che il governo avrebbe dovuto gestire dando maggiori informazioni ai pazienti. Adesso, venendo ai vaccini in particolare, io vorrei leggere intanto questa dichiarazione del ministro Lorenzin. Magari lei non le chiedo di rispondere a nome del Movimento 5 Stelle, ma visto che per il Movimento è candidato, io comunque le cito queste parole. Il ministro ha detto così: sapevamo che ci sarebbero state pressioni da parte degli avvocati Novax, che sono consiglieri del Movimento 5 Stelle, o da azioni come quella dell'amministrazione Raggi per cercare di ottenere un pressing sul ministero per far saltare la legge, ma la legge non salta. Allora, che ci sia una certa vicinanza o un punto di contatto sulla vicenda vaccini tra 5 Stelle e Lega, insomma, non si sono detti particolarmente a favore delle modalità o sulle modalità di questo decreto, insomma, nella campagna o comunque durante la campagna o che riguarda, insomma, l'obbligatorietà di questi vaccini. Lei che cosa Le risponde? rispondo Da medico e semplicemente, da politico, da medico già le ho naturalmente. risposto, io E sono da a favore dei politico? vaccini e da politico le dico che è stato un decreto che è calato dall'alto, così di punto in bianco, senza una discussione. E tutta la polemica nata con la sindaca Raggi è stata una polemica prevalentemente nata dalla stampa, perché la sindaca Raggi non ha fatto altro che difendere quelle famiglie che non avevano fatto in tempo a far vaccinare i propri figli durante il periodo scolastico e quindi cercare di allungare il periodo affinché potessero terminare le lezioni e quindi non decadessero, no, dall'anno scolastico. Credo che questa polemica dei vaccini sia stata gonfiata anche troppo. Strumentalmente, dice lei. Secondo me è davvero anche troppo. Non si parla invece dei veri problemi della sanità, cioè la carenza di soldi, i tagli, la Oh, io su corruzione. questo volevo venire, sui tagli di questi ultimi anni. Allora, i tagli sono stati tanti, ancor di più se consideriamo la corruzione che è nell'ambito sanitario, che è circa il 5-6% del fabbisogno sanitario, quindi sono 5-6 miliardi di euro che vengono buttati per la corruzione nell'acquisto di servizi o nell'acquisto di forniture o nei concorsi. Tanto per tornare ai concorsi, nel mio caso era universitario, ma parliamo dei concorsi anche ospedalieri. Professore, purtroppo la corruzione è un male che riguarda il nostro paese un po' in tutti i settori, come con le nostre inchieste abbiamo avuto modo di sottolineare diverse volte, non riguarda soltanto, ahimè, l'ambito sanitario, ma abbiamo visto un po' tanti ambiti del nostro paese. È vero, Quindi va andrebbe esaminata la radice. andrebbe combattuta con armi serie, con leggi severe e chi ruba deve andare in galera, senza ombra di dubbio. Quali sono i punti privilegiati? Da dove partireste? Quale sarebbe la prima cosa che fareste una volta in Parlamento? Vede, in sanità si parla di tagli agli strumenti, tagli,
per i farmaci, eccetera. Il vero problema è che i tagli peggiori sono stati fatti nel comparto umano. Abbiamo meno infermieri di quelli che sono necessari, i medici di base stanno invecchiando progressivamente, più del 60% ha più di 25 anni di laurea alle spalle, stanno diminuendo e la legge Fornero ha ulteriormente peggiorato la situazione. A dire il vero è che abbiamo medici sempre più anziani e i giovani non vengono assunti. Io credo che la prima cosa sia dare nuovo vigore con figure più giovani inserite nel sistema lavoro-sanità, il che significa OSS, infermieri, medici, e poi puntare sulla formazione. Per fare un esempio, nell'industria aerospaziale si è pensato a standardizzare le tecnologie, la formazione, e questo ha ridotto le spese del 10-20%. Questo deve essere fatto anche in sanità, una standardizzazione maggiore, una simulazione introdotta, una formazione migliore potrà ovviamente portare a un notevole risparmio. Credo che bisognerà investire molto più dei semplici 5-10 miliardi di euro in sanità, ma molti. Posso solamente aggiungere che spero che ci sarà un cambiamento dopo il 5 di marzo, e a dire il vero ogni politico dovrebbe pensare che la campagna elettorale inizia il giorno dopo le elezioni se viene eletto, e questo è quello che i politici negli ultimi 30 anni di destra o di sinistra hanno completamente dimenticato. Io nella sanità ho visto, immagino anche il professore alla mia destra avrà visto, il cambiamento della sanità dagli anni 90 ad oggi. Un vortice completamente verso il basso, e abbiamo visto le vostre immagini, insomma, pazienti che non riescono a essere operati per una semplice ernia o per una colecisti, aspettano un anno e mezzo, è una cosa indegna di un paese come l'Italia, che è in Europa e dovrebbe essere una superpotenza all'interno dell'Europa. Le elezioni del 4 marzo, dunque, quanto vi interessa con chi si alleerà il vostro partito, la vostra lista? Nel senso, alla fine, in quello che poi si dovrà fare in concreto, quanto vi sentite già politici, visto che avete appena cominciato, è la vostra prima esperienza, quindi quanto già vi sentite politici nel vero senso della parola? Allora, la politica è l'arte del possibile. Noi dei 5 Stelle abbiamo 20 punti per il benessere degli italiani, quindi l'alleanza, se ci sarà e sarà necessaria, questo lo vedremo dopo il 5. La lista Lorenzin sostiene che Movimento 5 Stelle e Lega andranno a braccetto se ci saranno i numeri. Quello che dice la ministra Lorenzin lo dice la ministra Lorenzin. Io quello che vedo è che, leggendo i 20 punti del programma, penso che sarà possibile un'alleanza sui 20 punti con coloro che vogliono il bene degli italiani. Tutto qui. Il fine ultimo è il bene dell'italiano. L'italiano deve tornare di nuovo al centro della politica, e i politici se ne sono dimenticati, come ho detto prima, negli ultimi 20-30 anni, troppe volte. E allora diciamo che siete una nuova generazione di politici, per come ragionate qui oggi.